Ma queste lasagne alla Loch Ness sembrano ottime. Fanno venire l'acquolina in bocca. Aspetta, c'è un ingrediente nuovo. Che cos'è? Occhio di rospo? Piume di gufo? No, è tofu. Bambini, non vi vedo da stamattina. Dove eravate nascosti, bricconi? Io ho scavato un nuovo canale. E mentre scavava, io l'ho seppellito. I nostri bambini sono così creativi. Mami, papi, ci raccontate com'è andata a finire la storia del fidanzamento? Avete pulito la gabbia del pipistrello e messo le mazze ferrate a posto? Sì, mami. Gomez? Certo, perché no? Dunque, il giorno delle nozze di Gomez e Ofelia si avvicinava. Dovevamo trovare una soluzione al più presto. Ci sono! Perché non facciamo fuori Ofelia? Idea eccellente, monto la ghigliottina. Gomez, Fester, non voglio che facciate male a Ofelia. È la mia sorellina, dopo tutto. E allora? A voi piace Ofelia, non è vero? Beh, non che non sia una bella ragazza. È dolce. Nerboruta. Un angelo. Una bambola, non la posso soffrire. Perché non glielo dici allora? No, feriresti i suoi sentimenti. Ho un'idea. Spediamola oltreoceano a lavorare in un calzaturificio. Magari ci fa avere degli sconti. No, ma se non possiamo farlo. Fester ha ragione. Sarebbe scorretto verso gli altri operai. Povera Ofelia. In fondo vuole solo sposarsi. E io conosco l'uomo per lei. Il cugino It. Che peccato. Arrivederci. Ha chiamato il sacerdote. Uno dei suoi esorcismi è durato più del previsto, così ha dovuto rimandare le nozze a un altro giorno. Se non altro aveva un'ottima scusa. Tutti questi fiori, le tende nuove, i tappeti. Griselda, tua figlia sta distruggendo la mia povera casa. E guarda cosa ha fatto a Lurch. Volete smetterla voi due? Dobbiamo presentare il cugino Ita a quella strega. Voglio dire, presentare il cugino Ita alla donna dei suoi sogni. Cugino It, è un piacere vederti. Morticia, lui è il cugino It. Cugino It, lei è Morticia. Signor It, la prego, la conosco appena. Hai passato il limite. Gomez, calmati. Così impari a fare la corte alla mia Morticia, sgorbio di peluche. Gomez, cerca di calmarti, per favore. Visto? Il cugino It ti ha chiesto scusa. Tu vuoi che ti tolga di torno Ofelia, non è vero? Spero che tu capisca. Quando si tratta di Morticia, perdo completamente la testa. Accetto le tue scuse. Fra l'altro, sei qui per conoscere la dolce sorella di Morticia, Ofelia. Non ha niente che non va. Ha una grande personalità. No, che non è grassa. Cugino It, fidati. Ofelia ti conquisterà davvero. Non è meraviglioso? Vorrei indossare un abito da sposa ogni giorno. Ti prego, cugino It, dalle una possibilità. Mamma, pensi che questo vestito mi farà le caviglie più snelle? Non più degli altri 17 che ti sei provata in tutte queste ore. Guarda qua, che adorabile batuffolo di pelo! Ofelia, lui è il cugino di Gomez, It. È affascinante, non trovi? Ah, questi multimiliardari sono così pungenti.
Forse frequentare il jet set in giro per il mondo e andare alle feste con tutti quei VIP ti aiuta a produrre materia grigia in abbondanza. Multimiliardari? Jet set, dici? Gomez, ti consiglio di essere carino con me. Se non stai attento, tuo cugino potrebbe portarmi via. Davvero? Non preoccuparti, Gomez. Io farò in modo che tua figlia vi sposiate. Dovesse essere l'ultima cosa che faccio. Non esiste niente di più efficace di un bel pediluvio di torpedini per riattivare la circolazione Bene. Del sangue. Quel dannato sacerdote ha di nuovo rimandato la cerimonia. A quanto pare è rimasto in parola con il capo di una strana setta e deve celebrare il matrimonio di 500 persone. Beh, basta che si sbrighi. Voglio concludere presto queste benedette nozze. Così posso occuparmi di quelle di Morticia e di Vlad. Ha intenzione di dare Morticia a mio nipote Vlad Adams. Indovinato. Al signor Leseduco e l'estrapazzo. Uh-huh. All'uomo più vuoto e incostante che esista sulla faccia della terra. Beh, che vuoi che ti dica? Io ho un vero talento per combinare matrimoni. Il cugino Ite e Ofelia non si sono mai staccati da quando si sono conosciuti. Ho notato. Guarda come lo stringe tra le sue braccia mentre lo solleva dalla panchina. Non può che essere vero amore se lo prende in spalla. Dovevamo avvertirli delle sabbie mobili. Non so voi, ma io non posso starmene qui a guardarli affondare. Hai ragione. Andiamo a farci un panino. Gomez, Fester, prima li salvate, poi mangerete. D'accordo. Tosta pane. Frullatori. E la fettatrice? E questo cos'è? Ceramica Ming. Gli amici di Ofelia hanno decisamente degli strani gusti per i regali di nozze. Oh, sono stata io per caso. Ops. Mamma, sono sconvolto. Oh, perdonami. Perché non mi hai detto che volevi aprire i regali? Gomez, adesso che siamo soli, dimmi, a te, insomma, a te piace Ofelia? Ma certo, a parte il trascurabile fatto che la trovo repellente. Ofelia! Gomez, eccoti qua. Senti, devo dirti una cosa. Non potresti scrivermi? Avanti, muoviti, andiamo in un posto più tranquillo. Buona idea. Chiamo il cugino It. Ah, si sta ancora asciugando i capelli delle sabbie mobili. Inoltre, io e te dobbiamo fare un discorso da soli. Oh! Conosco quello sguardo di Ofelia come le mie tasche. È folle di lui. Gomez, sono innamorata di tuo cugino It. Davvero? E ora ti prego, sii sincero. Te la prenderesti molto se io ti umiliassi profondamente mandando all'aria il matrimonio e mi fidanzassi con tuo cugino? Oh, ti prego, umiliami. Ti do la mia benedizione. E quella dei miei futuri bambini. E quella dei loro figli. E dei figli dei loro figli. E ho una splendida notizia. Ops! Non dovevo mettere il casco così forte. No, stai tranquillo. La taglia non ha alcuna importanza. Comunque ti dicevo, ho appena lasciato Gomez. Il matrimonio è annullato. Lo so, adesso posso sposare te. Pronto? Ho detto che sono libera di sposarti. Forse fra 8 anni, baby. O mi sposi immediatamente o te ne vai. Uomini! Oh, Morticia, Ofelia ha rotto il fidanzamento per sposare il cugino It. Oh, Gomez!
Ora siamo liberi di sposarci. E vivere per sempre infelici e scontenti. Finché morte non ci separi. E anche dopo, magari. Oh, Gomez. Che rida. Non per interrompere il vostro melenso festino, ma il nostro impegno è ancora valido. Che ne è del cugino It? Quando gli ho prospettato il matrimonio, è volato via. È più astuto del previsto. E poi ho finalmente capito che i matrimoni combinati sono l'unica valida soluzione. Ophelia, non è così semplice. Da quando mi hai lasciato per il cugino It, tra me e tua sorella è cresciuto un profondo sentimento d'amore. Profondo e immutabile. Giù dalle nuvole, bello. Ti ricordo che ho rotto il fidanzamento da non più di tre quarti d'ora. Ophelia, scusa, non possiamo cambiare i nostri sentimenti. Capisco. Non ti preoccupare, Morticia. So esattamente cosa devo fare in questa situazione. Salve, Tester. Beh, non ha bussato nessuno. Apro io. Vieni! Ti ho fatto una bella sorpresa, sorellina. Ciao, Morticia. Vlad, che ci fai qui? Che te ne importa? Quando te ne vai? Ah, il cugino Fester. Non sei spiritoso. Morticia, non sopportavo un altro minuto lontano da te. Ed eccomi qui. Ti fa piacere, no? Piacere? Oh, Vladimir! Grazie per avermi messo in allarme. Lo sai come sono. Se posso, do sempre una mano. Vieni, Morticia. Abbiamo molte cose da raccontarci. Bene, andiamo. Gomez, stavo pensando che potremmo prenderne un paio in più per le aiuole in giardino. Noi non abbiamo aiuole in giardino. No, ma ci saranno non appena avremo fatto distruggere quell'orribile cimitero, caro. Allora, Vlad, hai già pensato un posto carino per la luna di miele tua e di Morticia? Non so. I crateri dell'Arizona, gli strapiombi della Manciulia. Non ha alcuna importanza, se ci pensa. Qualsiasi panorama sarebbe eclissato dal fulgore di Morticia. Potessimo sposarci oggi stesso. Domani ci sveglieremo abbracciati per salutare insieme gli orrori del nuovo giorno. Perché allora tu e Morticia non vi sposate subito dopo Ophelia e Gomez? Ah, una splendida idea. Non potrei essere più d'accordo. Mamma, è tutto totalmente improvviso. Non abbiamo avuto il tempo di avvertire gli invitati, né di scegliere l'abito. Non ha importanza, Morticia. Potresti indossare raso bianco e saresti ugualmente splendida. Allora vada per le doppie nozze. Morticia. Gomez. Finalmente siamo soli. Oh, Gomez, come posso sposare Vlad se è te che amo? Come posso sposare Ophelia se vorrei usare la sua testa come palla da rugby? Se solo il cugino It non fosse fuggito via. Se solo Vlad non fosse qui. Salute, Morticia. Cugino? Vlad, non so cosa dire. A parte che non ti aspettavamo. Naturalmente. Morticia, io ti amo. Molto più della vita e della morte. E sono sicuro che con il tempo anche tu proverai le stesse cose per me. Prima dovrai uccidermi. Infatti. Ma nel frattempo... Oh! Oh, mi dispiace. Oh! Cugino, sei sfidato a duello. Puoi scegliere la tua arma. Gomez, non farlo. Vladimir è un tiratore esperto. Da bambino ha partecipato a un campo estivo come carnefice. Ah, bei tempi.
Gomez, senti, se non vuoi rischiare la tua vita per Morticia, non hai che da dirlo. Scalerei la montagna più alta, attraverserei l'oceano più profondo, farei la spesa in un supermercato. Per Morticia. Così mi piace. Or dunque, diamoci le spalle. 10 passi. E che muoia il migliore. 1, 2. Spuntino. Ma che splendida idea. Posso concederti il tuo ultimo pasto? Lurch, sembrano gustosi. Che c'è dentro, cervelli d'oca? Non sei allergico al cervello, spero? Morticia, uno stuzzicadente ha soffocato il cugino Vlad. Oh. Cenere alla cenere, polvere alla polvere. Vlad Adams, possa tu riposare in pace. Di Gomez! Smettila di spingere. Allora, dunque, cari fratelli, siamo qui riuniti per unire questa donna e questo uomo nel sacro vincolo del matrimonio. Vogliamo concludere il sermone. Conosce qualche motivo per il quale questa donna e quest'uomo non dovrebbero essere uniti nel vincolo matrimoniale, si esprima adesso. Ehi, qua giù! Un momento, dovrei distribuire dei numeretti. Visto che lei è lo sposo, può parlare per primo. Ofelia, devo essere onesto con te. Io non merito il tuo amore. Ah, certo, certo. Ma una promessa è una promessa. Mm-hmm. Altri commenti? Mm-hmm. Vuoi tu, Ofelia Fram, prendere quest'uomo come la vittima legittimo fedele sposo? Chi è? Per amarlo, onorarlo. Oh, Nate! Gomez, visto che ammetti di non meritarmi, credo che la cosa migliore sia libertà. Ciao! Ofelia! Sì! Mi rincresce dirvelo, signori, ma dovete pagarmi lo stesso, cerimonia o no? Niente paura, un matrimonio verrà celebrato comunque. Querida, vuoi sposarmi? Non ci speravo più, caro. Che la cerimonia abbia inizio. Morticia, questo vestito esalta il pallore della tua pelle, la cupezza dei tuoi capelli, gli spigoli delle tue ossa. Tu mi fai impazzire. Non ne porterò mai un altro, Monsher. Tisci, ma è francese.
Morticia? Davvero vuoi sposare Gomez? In fondo lo conosci appena. Potrebbe riservarti delle sgradevoli sorprese. Beh, mamma, me lo auguro con tutto il cuore. Miei cari fratelli. E così io e vostro padre infine ci sposammo. Un duello, un morto, un funerale. Adoro i matrimoni. La zia Ofelia alla fine ha sposato il cugino It. No, purtroppo si è trattato solo di una storiella estiva. Il cugino It è sempre stato un grande playboy. Mi fa piacere che le cose siano andate in questo modo. Vero, Gomez? Gomez? Gomez! Gomez!